Bella coppia, insomma, l'abbiamo notata con attenzione, seguita con attenzione. Ora andiamo a seguire Irina Stok e Tavi Rand, la coppia rappresentante l'Estonia, sono al terzo europeo. Irina e Irina e Tavi Rand, stavo cercando la loro posizione, sono in 14ª posizione, eccoli qui, non trovavo più il loro punteggio, 50 e 51 nella short dance. Diamo il benvenuto a Zagabria anche a tutti i telespettatori del TG Sport su Rai Sport 1. Stiamo seguendo insieme la finale delle coppie per la danza, la Free Dance, una finale che naturalmente ci terrà con il batticuore fino alla fine, perché in terza posizione dopo la short dance abbiamo Anna Capellini e Luca Lanotta. Intanto hanno appena concluso la loro prova Irina Stok, Tavi Rand, la coppia estone che era in undicesima posizione dopo in quattordicesima posizione dopo la short dance. Stiamo ovviamente aspettando Anna Capellini e Luca Lanotta, saranno sul ghiaccio come penultimi
ultimi alle 21:32. Hanno l'occasione di poter portare una nuova medaglia all'Italia, una nuova medaglia dopo che ieri c'è stato il risultato storico nelle coppie d'artistico, perché mai l'Italia aveva vinto una medaglia in quella disciplina. C'è riuscita una bellissima medaglia di bronzo con Stefania Berton-Ondra Otarek nelle coppie d'artistico, coppia allenata da Franca Bianconi. Franca Bianconi qui al mio fianco. Franca, stiamo seguendo un campionato straordinario. Sì, è davvero un campionato fantastico questo per la squadra azzurra, per tutta la squadra italiana. È iniziato così, con questo miracolo compiuto della medaglia delle coppie d'artistico di Stefania Benton e Andrea Otarek, ma è proseguito e ci auguriamo che continui su questa scia. Oggi pomeriggio nel corto seconda e terza Carolina Costner e Valentina Marchei, già piazzati terzi Anna Cappellini, Luca Lanotte, tra poco li vedremo, quindi un bellissimo campionato. Intanto io aspetto comunicazioni comunque dal TG Sport, mi dicono non c'era l'audio, aspetto di sapere se siamo di nuovo in onda. Aspetto delle indicazioni proprio da Mariano Squillante, il coordinatore, per sapere se siamo in onda, se adesso il nostro audio arriva. Allora, problemi di audio per quanto riguarda il collegamento del TG Sport, ma noi continuiamo a seguire la gara. Irina Stroth-Tavi Rand, la coppia estone, ha ottenuto in questo momento il punteggio di 82:39. Guardate il tecnico Elements, finalmente vediamo questi tecnico Elements che iniziano a crescere ed è importante, lo diciamo, per la classificazione al mondiale. 42:40, un totale di 132:90 e volano in prima posizione.